In Terra dei Fuochi si continua a morire e per un periodo quasi sembrava che non se ne parlasse più, mentre la situazione è molto molto grave, tanto è vero che comunque ieri abbiamo avuto questa bellissima notizia che l'Istituto Superiore della Sanità conferma comunque che in Terra dei Fuochi si muore più di tutta la penisola. Come Marzia sono tante le persone che dal rapporto pubblicato dall'Istituto Superiore della Sanità hanno avuto la conferma di quanto già sapevano. La terra dei fuochi uccide, soprattutto i bambini. Lo studio su mortalità, ricoveri e tumori non ha bisogno di essere decifrato, è fin troppo chiaro. La mortalità generale è in eccesso rispetto alla media regionale nei comuni della terra dei fuochi, sia tra gli uomini che le donne. Il problema riguarda i bambini in questi territori e che il controllo della salute dei bambini di per sé è un utile indicatore di pressione ambientale. Certamente c'è la camorra, certamente ci sono gli stili di vita individuali, certamente ci sono i PM, il fumo di sigarette e tutto, certamente ci sono anche i rifiuti. Nessuno di noi può perdere più tempo a cercare altri dati sanitari senza intervenire sulla situazione ambientale. Questo ormai è sancito, definitivo, non ci torniamo più. Tra Napoli e Caserta, in un'area di 1.000 km² c'è quella che tutti chiamano da più di 10 anni la Terra dei Fuochi. Più di 50 comuni diventati tristemente famosi a causa della presenza di rifiuti tossici sotterrati anche nei campi o dati alle fiamme dalla camorra in numerosi roghi appiccati ovunque che rilasciano nell'aria fumo nero denso di diossina. Veleni che poi tornano sulla terra ed entrano nelle case della gente, trasformandosi poi in malattie incurabili che colpiscono soprattutto i più deboli. L'Istituto Superiore di Sanità ha certificato tutto questo dopo anni di dichiarazioni piene di cautela. Finalmente, o purtroppo, c'è qualcuno che conferma quanto da anni un prete con il suo popolo sta urlando alla nazione. La terra dei fuochi uccide. In Terra dei Fuochi si continua a morire, noi lo stiamo dicendo da anni e grazie a Dio adesso l'Istituto Superiore di Sanità ci dà conferma che quello che noi stiamo dicendo non era un errore, ma era purtroppo la tragica verità. I nostri bambini soprattutto sono quelli là che pagano un prezzo enorme per i peccati altrui, per le omissioni altrui, per una criminalità organizzata che ha fatto scempio della nostra terra, per i nostri camorristi che hanno fatto affari con gli industriali disonesti del centro del nord Italia e anche dell'Europa. E diciamoci la verità, diciamola tutta, anche perché abbiamo avuto una politica qualche volta ignava così o distratta, non saprei che cosa dire. Altre volte ci sono stati anche dei politici che erano proprio loro stessi collusi con la camorra e col malaffare, per cui ci troviamo adesso a piangere i nostri morti e a lottare perché questo territorio possa ritornare in vita. Vita che hanno perso tantissimi bambini. Anche su questo il rapporto dell'IS è chiaro quando dice: si osservano eccessi di piccoli ricoverati nel primo anno di vita per tutti i tumori ed eccessi di tumori nel sistema nervoso centrale, questi ultimi anche nella fascia 0-14 anni. Insomma, il tumore aggredisce i piccoli abitanti della Terra dei Fuochi anche prima che imparino a camminare. Sai, questa non è tanto una soddisfazione per me, perché comunque in quei dati ne fa parte anche mio figlio e tanti altri bambini che ho conosciuto e tanti altri ancora. È una sconfitta, anche perché la Campania è a rischio, cioè è una conferma e non si può avere soddisfazione su una conferma del genere. La quadratura del cerchio non la trovi mai, non riesci mai ad essere serena perché c'è qualcosa che ti hanno tolto. Ho capito da subito che era qualcosa più grande di me, che non avrei potuto fare niente perché umanamente niente era possibile fare. Magari il miracolo l'ho chiesto. Però nemmeno tanto, perché quando entri in questi reparti, ancora oggi io ci vado, no? Vado a fare le feste per i bimbi che sono ancora in terapia, e quando entri là sono tutti uguali, diventano tutti figli tuoi, non puoi chiedere magari un miracolo per tuo figlio mentre altri 10 stanno, 20 li vedi là soffrire e fare terapie, diventa veramente come se fosse un'unica famiglia, quindi cerchi solo la forza per superare tutto questo.
qua la gente muore. Ecco, io ancora una volta rivolgo un invito al ministro Lorenzin a venire qua a Caivano a dialogare con noi, e insieme noi dobbiamo trovare la strada per uscire fuori da questo scempio che la storia non ci potrà mai perdonare.